Allora, ragazzi, smontiamo subito una fake news clamorosa 2.0. Anche perché poi ve la dicono a pagamento e, e a breve vi diranno che Zhang aspetta la Super perché è, è lì dove vogliono arrivare. No? Come, come dare la colpa a Skinner? No? Skinner ha copiato Perisic, ma a quanto pare il pesce puzza sempre dalla testa perché il problema è sempre questo. Ma questo, questo poi dopo lo affrontiamo dopo. Allora a pronunciarsi per la Superlega ricordatevi che queste cose ve le dicono a pagamento chiedendo abbonamenti e donazioni a pronunciarsi per la Superlega guardate che è è un piccolo dipartimento in Spagna informatevi perché dovete capire cosa vi vogliono far passare è un piccolo dipartimento in Spagna che dice che dice questo piccolo dipartimento in Spagna che non si possono sanzionare con multe i club fondatori o chi ha provato a creare la Superlega. Ecco cosa di Non c'è nessun tribunale, non c'è nessuna sentenza. La Superlega rimane una clamorosa fake news. Anche perché, in caso di ok per strutturare la Superlega, sia per fare calendari, sia eh, per i fondatori, per il discorso delle banche, ci vogliono almeno 3-4 anni. Ci sarebbero voluti tre, quattro anni. Quindi ennesima fake news che sta girando su YouTube a pronunciarsi a un piccolo dipartimento in Spagna che dice solo che non possono essere multate le società che hanno provato a fondare la Superlega. Non c'è sanzioni, non si pronunciano tribunali, non si pronuncia nessuno. L'ennesima fake news di chi vuole arrivare a dirvi che Zang aspetterà la Superlega qui siamo a Bettarelli, Lazio, Digital Beats, siamo a quelle notizie lì. Siamo sempre alle solite. Poi, per quanto riguarda la partita di ieri, molto molto bene, quando l'Inter gioca bene bisogna riconoscerlo. lo cinese o non cinese che se ne deve andare subito e che se ne andrà. Eh, ho visto una difesa stile Lazio con solo un centrale e due che si spingevano in avanti a fare gioco. Con Darmian in difesa faccio l'appunto su Darmian. Un mese fa io dissi Darmian poteva essere utilizzato anche come centrale di difesa perché bisogna riconoscere a parrucca che il primo parte lui già già da giovane in primavera lui già giocava centrale esterno ma il primo fu parrucca in nazionale che lo mise centrale con Bonucci e Chiellini quindi ieri sera in zaghi si prende dei meriti che non ha perché Darmian ha giocato decina di volte centrale difensivo con lui hai un'uscita di palla più qualitativa rispetto a Skinnar, che poi, eh, tornando a Skinner. Eh, ti ripeto, per me non è assolutamente colpa del giocatore, ma è colpa di una società che a livello finanziario ormai è distrutta, non esiste più, e, e lì sta Inzaghi a gestirlo, perché addirittura si parla di una gestione di Skinnar solo fuori casa, di farlo giocare solo fuori casa. Vediamo un attimino gli Inzaghi che ci deve mettere tanta personalità per, per la gestione di eh, anche verso i compagni, vediamo Inzaghi come... Intenderà gestire lo Slovacco, mi è piaciuto molto il centrocampo dell'Inter. Ieri in squadra aggressiva. Squadra alta che non faceva respirare l'Atalanta. È anche vero che Gasperson eh, Gasperini che a Mathlome Ci dà una mano tenendo in panchina i due ragazzi Lukan e Oyund che sono velocissimi. L'intera comunque una difesa lenta. Zapata non è, non è in grandissima forma, comunque una partita in totale controllo. Non ci sono state tante occasioni da gol. Prima del gol, Mele, Mele lì come si chiama, sbaglia un gol ha fatto. Ci va bene perché comunque gli errori difensivi ci sono sempre, ma quello è normale. Ci sono poi tutte le squadre, però il Nietzsche rischia sempre di prendere gol, purtroppo, anche se ieri c'era una difesa abbastanza, diciamo, innovativa e tra Bogà e eh, che comunque Bogà tutte le volte che accelera ti ci ha messo eh, in difficoltà eh, il centro campo dell'Inter e il reparto mi è piaciuto molto molto più di, più di tutti Lukaku primo tempo inesistente fiato corto suda tantissimo si vede che non c'è a livello fisico secondo tempo non, to non tocca non vede palla primo tempo secondo tempo gli avrà detto Izzaghi gioca un po' più dietro perché è lì che deve stare se lo schiacci troppo in aria non vede palla soprattutto quando non è al 100%, quindi gli ha detto di arretrare. Arretra gioca un po' più con la squadra. Almeno da una mano, per assurdo. Ad oggi Lukaku che è il centroavanti più pagato della Serie A, questo sempre quando non hai soldi, fa la panchina a un 37enne. Perché oggi Luca Lukaku la riserva di Geco, che giocherà titolare nel Derby ottimo! Aver fatto riposare un po', un po', un po di persone, quindi un po' di giocatori. Eh, Lautaro Martinez è sempre più un trascinatore fortunatamente non lo sento più criticare perché eh, io lo dicevo già un anno fa, criticare Lautaro Martinez equivale a bestemmiare a livello proprio calcistico quindi non vi fate infinocchiare dalle fake news, Zango non può più andare avanti, eh, noi questa storia della proprietà non la porteremo ancora avanti per molto, faremo l'ultima live, la stiamo strutturando anche perché per rispetto è giusto in casa non portarla più avanti ma non la porteremo più avanti anche perché, anche perché, secondo noi ci sarà un cambio di proprietà imminente. Imminente non vuol dire 3, 4, 5, 7, 10, solamente non vuol dire 4, 5 mesi. Cambierà molto prima di giugno. La proprietà. Quindi mi raccomando, dalle fake news state lontani. Mi hanno scritto molte persone in privato. Poi passerò anche dei messaggi dove sono stati disdetti abbonamenti per le fake news. Dette sono state dismesse le donazioni addirittura c'è una mail di Andrea che ringrazio, che mi ha detto ho tolto l'abbonamento, mi sono fermato ad un canile ho comprato le crocchine, è così che dobbiamo andare avanti bisogna fare pulizia per chi non, non difende l'Inter per chi difende il suo padrone che parla solo bene del suo padrone perché dire la Superlega è tutto ok l'ennesima puttanata dopo le 500.000 puttanate sono state dette a pagamento ciao Inter